Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video in cui vi mostro tutti i miei regali di Natale, quindi regali di Natale che io ho ricevuto. Devo dire che sono stati tanti, ho ricevuto tanti regali, sono stati tutti molto molto generosi e quindi sono veramente soddisfatta. Io vorrei anche ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto un regalo perché davvero sono stati tutti carinissimi e mi hanno regalato tutti delle cose che mi sono veramente piaciute tantissimo. Quindi, insomma, un grazie a tutte le persone che stanno guardando il video e che mi hanno fatto un regalo. Io direi però di partire subito perché i regali sono veramente tanti, quindi ragazzi, mettetevi comodi, sedetevi, prendetevi da bere, prendetevi popcorn, prendetevi quello che volete, ma staremo insieme un po' di tempo perché i regali che ho da mostrarvi sono tantissimi, quindi basta con le chiacchiere e partiamo subito. Vi voglio far vedere come primo regalo quello che mi ha regalato il mio compagno. E si tratta di questa collana che sto indossando adesso. Io non so se la vedete bene da quella distanza. È una collana Swarovski che a me piace tantissimo perché mi piacciono gli Swarovski. Ha il cigno nero e i due pendenti con la perla e col brillantino. Ma mi avvicino così la vedete meglio. La collana è questa, vedete che ha il cigno nero e poi ci sono i due pendenti. Vedete che c'è la perlina e c'è il brillantino. È veramente bellissima. L'ho apprezzata veramente tantissimo, non me l'aspettavo assolutamente perché pensavo che mi avrebbe regalato un'altra cosa in realtà, poi invece mi ha regalato questa ed è stata una cosa bellissima, una bellissima sorpresa. Un altro regalo che è stata una sorpresa perché io assolutamente non me lo aspettavo è quello dei miei genitori che mi hanno regalato un nuovo smartphone che vi faccio vedere. Mi hanno regalato il Samsung Galaxy J4 Plus. Vi faccio vedere la scatola e adesso vi faccio vedere anche il telefono. Questo è il telefono, ve lo faccio vedere acceso, eccolo qua, è questo qui. A me piace tantissimo questo telefono, è un telefono, diciamo un po' più grosso a livello di dimensione rispetto a quello che avevo prima che era più piccolo, quindi devo dire la verità, all'inizio quando l'ho visto ho avuto un momento di esitazione perché mi sembrava un po' troppo grande, perché io comunque ero abituata a un telefonino molto piccolo, quindi questo mi sembrava veramente enorme. Poi però devo dire che guardandolo bene e studiandomelo un po' anche dentro a livello di funzioni, l'ho apprezzato praticamente quasi subito, nel senso che ci è voluto un giorno per abituarmi alle dimensioni, però poi devo dire che mi piace veramente moltissimo. E diciamo che come autoregalo, quando ho visto che i miei mi avevano regalato il telefono, mi sono comprata la cover. E ho preso questa che mi piace da morire perché è tutta glitterata, è di un rosa chiaro, quindi un rosa tendente al lilla, un colore un po' particolare, tutta glitterata e mi piace veramente tantissimo. Diciamo che adesso che ho messo la cover mi piace ancora di più. E quindi insomma sono andata subito a comprarmi la cover perché senza era troppo scivoloso, avevo paura proprio che mi cadesse di mano perché era molto liscio, quindi ho preferito metterci una cover in silicone anche per evitare magari che mi possa scivolare di mano perché ragazzi mi metterei a piangere, quindi assolutamente. E quindi diciamo che ho aggiunto questo autoregalo insieme a quello appunto che mi hanno fatto i miei genitori, e questo è stato un regalo veramente apprezzato, super apprezzato, che non mi aspettavo. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un autoregalo invece, una cosa che mi sono comprata io che poi ho aperto a Natale, quindi me lo sono comprato, fatto il pacchetto, me lo sono messo sotto l'albero e poi l'ho aperto a Natale. Mi sono autoregalata questo poncho. È un poncio che ha il collo alto e i tre bottoni così, e già questo mi è piaciuto tantissimo. E poi è particolare questo poncio perché ha le maniche, quindi ci sono proprio le maniche così, quindi voi avete praticamente l'avambraccio con la manica stretta, poi si allarga, diciamo, nella parte superiore del braccio e poi cade giù, a V, normalmente a V, come tutto, insomma, come un poncio classico, eccolo qua. Questo è un colore che non so se riuscite a vedere bene o se le luci che ho io vi vanno a falsare il colore, però è un verde petrolio abbastanza scuro.
E a me piaceva tantissimo questo colore, perché secondo me comunque con i miei capelli sta bene ed è un colore che secondo me comunque mi valorizza abbastanza, quindi mi piace tantissimo. Vi dico che l'ho preso su Amazon, vi lascio il link giù in info box perché se vi interessa, credo che sia ancora disponibile, ce ne sono tantissimi colori, costa anche abbastanza poco perché mi sembra di averlo pagato meno di 15 euro, adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra che più o meno fosse quello il prezzo e ci sono veramente tantissimi colori, è caldissimo, è comodissimo, quindi magari se volete dare un'occhiata giù trovate il link. Poi andiamo avanti perché ci sono tante cose, se mi perdo in chiacchiere non finiamo più. Poi vi faccio vedere il regalo di mia zia. Lei mi ha regalato questa confezione di Bottega Verde con dentro un bagno doccia e la crema mani all'olivo. E mi ha detto che è una nuova linea, diciamo una cosa nuova. Io infatti non l'avevo mai provata questa qua, l'olivo non la conoscevo neanche. Questo è il bagno doccia e questa è la crema mani. Mi piace tantissimo sia la profumazione sia la morbidezza che dà questa crema sulla pelle. Il bagno doccia ancora non l'ho provato, però la crema mani sì, l'ho già messa e mi è piaciuta tantissimo. Poi l'altra mia zia, invece, la sorella di mio papà, mi ha regalato un sacco di cose, mi ha veramente fatto un sacco di regali, quindi ve li faccio vedere tutti. Mi ha regalato un completino intimo che vi faccio vedere qua sulla scatola della confezione, sperando che YouTube non mi vada ad oscurare il video, perché io vi faccio vedere comunque una modella che ha un completo intimo, quindi non è proprio vestita completamente. E spero che il video non venga oscurato. Comunque ve lo faccio vedere magari un po' velocemente. Il completo è questo qua, e è tutto, diciamo, con le paillette, tutto glitterato, brilla, insomma, è molto bello, è nero ed è un completo che mi piace tantissimo. Non so se l'avete visto benissimo, ma io non so YouTube che cosa faccia con queste cose, quindi per non rischiare poi di vedermi il video oscurato per una cosa come questa, ve l'ho fatto vedere un po' velocemente. Comunque mi è piaciuto tantissimo. Poi, sempre mia zia mi ha regalato una cosa particolare che è una bottiglia di tè al mirtillo, però è bella perché è proprio bella anche la bottiglia, quindi il tè è al mirtillo e alla pera, quindi c'è pera e mirtillo e mi piace la bottiglia perché guardate che carina che è questa bottiglia, è veramente molto molto carina, quindi al di là della bevanda che c'è dentro, che comunque credo che mi piace proprio anche questo tipo di bottiglia, quindi è una cosa che mi è piaciuta molto. Poi, sempre mia zia mi ha regalato un elefantino d'argento che è un soprammobile, questo qua, che mi piace tantissimo. Io colleziono gli elefanti, mi piacciono gli elefanti, ne ho tantissimi e quindi, insomma, quando qualcuno dei miei amici o parenti vede un elefante, di solito mi pensa. E quindi lei mi ha regalato questo che andrò a mettere nella mia vetrina dove tengo tutti gli elefanti. Poi, ancora mia zia, perché vi ho detto me ne ha fatti tantissimi, mi ha regalato queste pantofole rosa con il fiocchetto, hanno la pelliccia interna, quindi tengono i piedi caldi, che poi per me che ho sempre i piedi freddi sono perfette, e sono veramente di una morbidezza incredibile e sono anche bellissime, perché veramente mi piacciono tantissimo queste pantofole. Ve le faccio vedere ancora così, perché prima di indossarle volevo appunto fare il video, quindi ve le faccio vedere proprio come le ho ricevute, confezionate, ma adesso finalmente potrò utilizzarle. Poi mia zia, come ultima cosa, mi ha fatto questo scaldacollo di pelliccia bianca. È una pelliccia ecologica, credo che sia ecologica, però è bellissimo perché sono quelli che si intrecciano, quindi ve lo faccio vedere indossato perché secondo me rende molto meglio, perché qua, come vedete, c'è uno spazio in cui potete andare ad inserire l'altra parte dello scaldacollo e quindi poi viene una cosa intrecciata in questo modo. Cerco di farvela vedere il meglio possibile. Ecco, viene così e quindi è veramente un'altra cosa che mi piace tantissimo. Poi tiene caldo. Io che sono freddolosa, comunque queste cose le apprezzo sempre, mi piace tantissimo. E questi sono tutti i regali che mi ha fatto mia zia, che come vedete appunto sono tanti perché mi ha regalato tante cose. Poi vi faccio vedere una cosa che mi ha regalato mia mamma, perché vabbè, i miei genitori mi hanno regalato il telefonino, quindi ve l'ho già fatto vedere, però poi mia mamma ha aggiunto delle altre cosine, diciamo così, da poco, ma tanto per farmi qualche pacchetto in più, e mi ha regalato una cosa che ha fatto lei, che mi è piaciuta veramente da morire.
Mia mamma, non so se ve l'ho mai detto, però è un'artista, è veramente molto brava a dipingere, fa lavori di ceramica, fa lavori di bigiotteria, fa veramente un sacco di cose. Quindi lei ha fatto una cosa in ceramica che ha dipinto e che mi ha regalato, che è veramente bellissima. Ve la faccio vedere perché faccio prima a farvela vedere che a spiegarvi che cos'è. Diciamo che il senso è fare un biglietto d'auguri in ceramica e come vedete c'è un paesaggio di Natale. Questo l'ha fatto lei, lo ha dipinto lei e praticamente mi ha detto che è come se fosse un biglietto d'auguri dipinto e fatto appunto in ceramica. Io lo trovo veramente bellissimo. Questo poi ovviamente io lo appenderò in casa perché mi piace tantissimo. È un paesaggio, diciamo che è un paesaggio natalizio, un paesaggio invernale comunque, ma è una cosa stupenda. Poi ragazzi, il fatto comunque che l'abbia fatto mia mamma ovviamente gli fa acquistare un grande valore affettivo, quindi è bellissimo. Poi mia suocera mi ha regalato 3 paia di slip di pizzo, sono slip neri, molto belli, non ve li faccio vedere perché sono semplici slip di pizzo, quindi insomma abbastanza classici, però mi sono piaciuti tantissimo. E poi mi ha regalato una decorazione per l'albero di Natale, che è questa. Questo è un pasticcino praticamente da appendere all'albero e mi piace tantissimo perché queste sono quelle cose che comunque a me piacciono veramente tantissimo a Natale, quando le ricevo sono sempre felicissima. Poi un altro regalo di mia mamma, sto andando un po' di palo in frasca, ma perché come vi dicevo ve li faccio vedere in ordine di comodità, quindi proprio come li ho posizionati qua, quindi insomma ci saranno un po' di regali sparsi. Mia mamma mi ha regalato uno scaldacollo che ha fatto lei, quindi l'ha proprio fatto lei a maglia, che è questo. È uno scaldacollo bianco panna che si può mettere un po' in tutti i modi in realtà, perché è molto grande, quindi si può utilizzare in vari modi. Addirittura stavo ipotizzando, siccome è molto molto grande, come potete vedere, ed è molto elastico e io ho una taglia molto piccola, stavo addirittura ipotizzando di utilizzarlo come top invernale. Siccome la lunghezza comunque c'è, perché arriva in vita, io stavo pensando che tutto sommato può essere anche un'idea innovativa usarlo come top invernale. Non ho ancora provato, quindi devo vedere se è una cosa fattibile, però quasi quasi potrei anche utilizzarlo così. E questo è un altro regalo che comunque mi piace tantissimo, è caldissimo e morbidissimo e l'ho apprezzato. Poi mio zio, il fratello di mia mamma, che anche lui è un artista, lui addirittura fa delle mostre nelle gallerie d'arte, ha fatto un lavoro molto molto bello e sofisticato in Thailandia, ha fatto un tempio, ha fatto dei quadri da mettere in un tempio thailandese. Ora io non ci sono andata a vederlo di persona, quindi non vi so spiegare bene, però ha fatto veramente dei grandi lavori e delle bellissime cose. Mi ha regalato un suo quadro che mi piace molto perché sta benissimo in casa mia, ha dei colori che stanno bene in casa mia ed è questo quadro qua. Questo spero che lo vediate senza riflessi. Comunque a me questo piace veramente tantissimo perché ha dei colori che proprio in casa mia stanno veramente benissimo. La particolarità dei suoi quadri, voi lo vedete così e forse magari vi sembra semplicemente una tela dipinta, ma in realtà non è una tela dipinta. Lui fa proprio un lavoro particolare perché fa dei lavori con la materia, quindi va proprio a manipolare la materia nelle tele. Quindi insomma dovrebbe spiegarvelo lui, io non me ne intendo tanto di queste cose, però fa delle cose originali e particolari, quindi non sono dei dipinti su tela, ma sono proprio dei lavori un po' particolari ed è molto bravo. Questo quadro a me piace veramente tantissimo e adesso che ho fatto il video me lo potrò finalmente appendere. La compagna di mio zio invece mi ha regalato dei prodotti per il corpo della linea I Provenzali, che intanto sono confezionati così in questa bellissima scatola, e i prodotti sono un olio per il corpo, ovviamente alle mandorle dolci, questo qua mi piace tantissimo, a me l'olio alle mandorle dolci ragazzi è qualcosa di squisito, dico squisito anche se in realtà non si beve, però mi viene da dire squisito perché ha un profumo eccezionale. E poi mi ha regalato la crema corpo idratante sempre alle mandorle dolci, eccola qua. Questo è un regalo che mi è piaciuto veramente tanto perché mi piacciono proprio le mandorle dolci, quindi è una cosa fantastica, molto apprezzata.
Poi mia cognata mi ha regalato la crema colorata per i capelli. In realtà questa gliel'avevo chiesta io perché mi hanno chiesto se mi serviva qualcosa e a me serviva questa, che è la crema colorata della Collistar. In questo caso è rosso paprika perché io, anche se non si vede con la luce artificiale, però in teoria io avrei i capelli rossi. Forse si intravede un pochino, però io li ho rossi abbastanza accesi quando siamo sotto il sole. Con la luce artificiale sembrano quasi castani. Però non so che farci, la luce artificiale non me li valorizza. Però quando comincio ad avere la ricrescita, io di solito utilizzo questa crema perché riesco a ritardare un po' l'appuntamento con il parrucchiere, perché altrimenti ogni 2 mesi diventa una spesa incredibile. Invece con questa riesco ad andarci più o meno una volta ogni 4-5 mesi e quindi è una cosa che assolutamente io apprezzo e utilizzo, quindi mi ha regalato una cosa utilissima. Poi mia mamma mi ha regalato un'altra cosa fatta da lei. Che ha, diciamo, aggiunto al telefonino, come vi dicevo, mi ha fatto altre due o tre cosine così fatte da lei e mi ha regalato questo angioletto in ceramica che ha fatto e dipinto lei. Eccolo qua. È veramente molto molto carino, mi piace tantissimo. Ovviamente questi regali, sia il paesaggio di prima che questo angioletto, li ha fatti sia a me che al mio compagno, perché ovviamente sono cose che poi andiamo a mettere in casa, quindi sono per tutti e due. Poi mia cugina mi ha regalato due cose bellissime, favolose. Vi faccio vedere prima il braccialettino della Kidult, spero si pronunci così. Ora magari la pronuncia è sbagliata, non lo so. Comunque questo della linea Your Life e all'interno c'è anche una frase, però prima vi faccio vedere il braccialetto che era confezionato in questo sacchettino meraviglioso e questo è il braccialetto che ha l'elefante, perché sapete che comunque mi piacciono gli elefanti, spero che lo vediate abbastanza bene, eccolo qua. Poi qua c'è la medaglietta che praticamente riprende un po' il discorso Life e c'è dietro la marca. Quindi è bellissimo questo braccialetto e anche la chiusura è fantastica perché è così a cuore. Quindi è veramente bellissimo questo braccialetto. E poi c'è la frase, perché l'elefante significa forza interiore. Quindi dentro c'è un bigliettino con una frase molto bella che dice che l'elefante simboleggia forza, intelligenza, incredibile memoria, può sollevare monti e cambiare la storia. Chi lo indossa per sempre fortunato sarà e il desiderio di gloria forse si avvererà. Speriamo, ragazzi, anche senza arrivare alla gloria, mi accontenterei di essere serena, felice e soddisfatta, quindi già sarebbe tantissimo. Comunque, questo è veramente un braccialetto che io ho veramente apprezzato moltissimo e mi è proprio piaciuto tanto. Poi, sempre mia cugina mi ha regalato una bustina di Yves Rocher. Con all'interno un prodotto che io adoro, che è la crema mani. Questa è la crema mani alla mela rossa. Io l'ho già provata, ha una profumazione buonissima e ammorbidisce tantissimo la pelle. Quindi, ragazzi, sto cominciando ad apprezzare molto Yves Rocher perché io non conoscevo questo brand perché non compravo mai niente, però l'anno scorso ho comprato lo struccante, quest'anno comunque mi ha regalato mia cugina la crema mani, mi è piaciuta tantissimo, quindi diciamo che sto cominciando ad apprezzare. Tra l'altro questa mi piace perché ha un formato viaggio, quindi io questa me la posso portare anche in vacanza perché non è troppo ingombrante. Mi piace tantissimo e poi era inserita dentro la sua bustina. Ma il pezzo forte arriva adesso perché mi ha regalato una cosa bellissima che io non avevo mai visto. Mi ha regalato questo e voi vi starete chiedendo: ma che cos'è? È una cosa fantastica, ragazzi. Allora, questo va messo sulla mano in questo modo qua, vedete? Così, e praticamente qui dentro si va ad inserire il boccettino di smalto. Quindi voi avete il vostro smalto, lo mettete qua. E praticamente potete darvi lo smalto senza che il bottiglino si vada a rovesciare, perché comunque a me è già successo che si rovesci, mi è già successo e ho già fatto dei disastri. Vi faccio vedere la foto così capite, eccolo qua, vedete? Praticamente è una cosa del genere.
Questa è una cosa che io non avevo mai visto, ragazzi, ma è stupenda, veramente stupenda. Tra l'altro l'ho già provato e funziona. Quindi, ragazzi, è una cosa fantastica, mi piace tantissimo. E questi sono stati i regali di mia cugina. Poi un'amica di mia mamma mi ha regalato un piccolo quaderno fatto così con le pagine bianche per poter scrivere comunque sopra degli appunti, utilizzarlo come agendina, insomma, o per scrivere magari dei pensieri. È veramente un quaderno bellissimo che mi piace tantissimo perché lo stile è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché vedete che qua c'è Alice, qua c'è la regina. E poi se girate c'è il cappellaio matto e c'è il bianconiglio, eccolo qua. A me questa agendina veramente è piaciuta tantissimo. È una cosa fine, elegante, carina, delicata, che comunque insomma ha tema fiabe, quindi la trovo veramente veramente carina. L'ho apprezzato molto questo regalino qua. Mi è davvero piaciuto. Poi mio cugino invece mi ha regalato una cosa che si trovava nella mia wishlist di Amazon. Ed è questo, Animali favolosi, libro antistress da colorare. Non so se avete visto il mio video sugli acquisti di AliExpress, quello che ho messo più o meno alla fine dell'estate. Vi facevo vedere dei libri da colorare per adulti che io avevo acquistato su AliExpress, spiegandovi che io ogni tanto per rilassarmi coloro disegni per adulti, quindi cose un pochino più complicate rispetto a quelli per bambini e che la cosa mi rilassa. Io avevo messo in wishlist questo libro e lui me l'ha regalato. È veramente stupendo perché ci sono all'interno gli animali da colorare, ma è bello perché ha le pagine nere come sfondo, quindi è una cosa che poi risulta veramente veramente particolare. Lo trovo molto elegante, ci sono tanti animali di vario genere ed è una cosa veramente bellissima. Poi in fondo ovviamente ci sono i 10 consigli per ascoltare anche dei suoni rilassanti, quindi insomma è un libro che ha anche queste parti. E poi ho scoperto, sfogliando il libro, che ci sono altre illustrazioni gratuite da scaricare in internet e da poter poi stampare, quindi ci sono altri, mi sembra che siano 10, altri 10 colori. Questi sono tutti gli animali che ci sono all'interno del libro ed è una cosa questa che mi è piaciuta perché io mi rilasso tantissimo quando lo faccio. E questo tra l'altro mi piaceva molto quando l'ho messo in wishlist, comunque insomma speravo che qualcuno me lo regalasse, lui me l'ha regalato, quindi è stato un regalo super apprezzato. Poi siamo quasi alla fine, io non ho idea di quanto stia venendo lungo questo video, però come vi dicevo mi hanno fatto tanti regali. Poi la zia del mio compagno è andata a fare un viaggio insieme a mia suocera in Germania prima di Natale e mia suocera mi ha portato quella decorazione per l'albero che vi ho fatto vedere prima e dei biscotti di speziati, diciamo di pan pepato, comunque quelli con le spezie e con le mandorle. E invece la zia del mio compagno mi ha portato un segnalibro con il castello, che ha un nome impronunciabile, ma è quello che dicono sia il castello di Biancaneve, dicono che Disney ha preso spunto da questo castello, quindi questo è un segnalibro, e poi mi ha portato la calamita per il frigo, eccola qui. Adesso che ho fatto il video posso andare ad appenderla sul mio frigo e questa è stupenda perché a me piacciono tantissimo le calamite per il frigo. A proposito, potrei farci un video sulle mie calamite perché ne ho tantissime e ne ho tantissime particolari, un po' strane, insomma, quindi poi magari lo faccio. Comunque mi ha portato questo ed è un altro regalo che ho apprezzato tantissimo. Poi sempre la zia del mio compagno mi ha regalato una felpa, però la felpa che mi ha regalato lei era larga. Quindi io sono andata nel negozio per cambiarla, solo che quel modello lì, diciamo che più stretto di così non lo avevano, perché aveva proprio una vestibilità larga. E siccome io tendenzialmente preferisco una vestibilità più aderente, ho preso un altro modello. Quindi mi sono andata a prendere una felpa dell'Adidas. È una felpa abbastanza calda perché dentro è felpata, è proprio come la volevo io perché avevo bisogno di una felpa che mi tenesse caldo,
perché comunque a volte con il mio compagno andiamo a fare delle passeggiate, magari capita di andare in montagna o comunque capita di andare in un posto in vacanza che non è così caldo, quindi la felpa è una cosa che a me viene bene. Io non la indosso quando esco di casa, quindi non sono una persona che si veste sportiva, assolutamente. Però in vacanza invece o quando vado a trovare i miei suoceri nella casa di campagna, utilizzo queste cose un po' più sportive, quindi mi serviva proprio una felpa. La felpa è questa, è blu, è dell'Adidas, è tinta unita, quindi non ha niente di particolare, però ha una vestibilità che è veramente aderente come piace a me e poi ha anche il cappuccio, quindi è veramente una bellissima felpa. Ora mi dispiace perché vista così magari non rende tantissimo, però quando l'ho indossata veramente ho detto sì, è lei, assolutamente lei. Poi, siccome era un cambio, io dovevo arrivare al prezzo che aveva speso la zia del mio compagno. Questa felpa qua costava meno rispetto a quella che lei ha comprato, quindi il negoziante mi ha detto che potevo prendere altre due cose. E allora io ne ho approfittato e mi sono presa una maglia della Nike rossa. Quindi una maglia proprio a mezze maniche normalissima, di quelle che poi metterò sicuramente in estate, perché queste le porto di più in estate, però questa maglia della Nike che sta benissimo con la felpa blu, quindi insomma è una cosa anche abbinata. E poi ho preso un paio di calze da mettere con le scarpe da trekking, perché io quando metto le scarpe da trekking utilizzo delle calze che siano un pochino più spesse, perché altrimenti quello che succede è che la scarpa mi va a grattare la pelle e fa malissimo. Se dovete camminare, ragazzi, è veramente una cosa terribile. E le porto, diciamo, fatte in questo modo, quindi ho potuto aggiungere anche le calze. Quindi, insomma, diciamo che da un regalo solo alla fine ne sono venuti fuori tre, quindi insomma è stato anche, diciamo che è stata anche una fortuna in un certo senso. Poi vi faccio vedere come ultimo regalo, anzi no ragazzi scusate, ce ne sono degli altri, pensavo fosse l'ultimo, no, ce ne sono altri tre. Allora, questo è un regalo che mi ha fatto un'amica di mia mamma. È un servizio da caffè, tazzine e piattini con questo stile un pochino dorato, con questi disegni un po' particolari e mi è piaciuto veramente tantissimo anche questo. Poi sempre questa amica di mia mamma mi ha regalato un quadernetto di quelli di Tiger, tutti luccicosi con le paillettes. Questo qua è un quadernetto dorato che mi è piaciuto moltissimo, all'interno è così con le righe. Tra l'altro questo mi serve perché io quest'anno dovrò prendere qualche tipo di appunto, quindi mi piace tantissimo. E poi la cugina del mio compagno mi ha invece regalato gli Annientatori di Gianluca Morozzi, questo qua. Questo è un libro che io volevo leggere da un sacco di tempo, poi non l'avevo comprato, è arrivato Natale, lei mi ha chiesto se mi serviva qualcosa, e ho detto ma quasi quasi ti chiedo il libro, perché comunque io questo libro lo volevo leggere da tanto tempo. A me Gianluca Morozzi è piaciuto tantissimo quando ho letto Radio Morte e sono curiosissima di leggere gli Annientatori. Adesso non vi dico tanto su questo libro perché quando lo leggerò voi sapete che io poi farò la recensione sul canale, quindi insomma prima lo leggo e poi ve ne parlo. Questi erano tutti i miei regali di Natale, sono tantissimi, io ringrazio veramente tutti quelli che mi hanno fatto il regalo, ho apprezzato veramente tutto, poi ci sono delle persone che mi hanno anche regalato i soldi e per questo devo ringraziare la zia del mio compagno che oltre alle cose che mi avete visto mi ha regalato i soldi, mia suocera che oltre ai regali che mi ha fatto mi ha regalato i soldi e mia nonna che mi ha regalato i soldi. Quindi insomma, veramente un sacco di cose, un sacco di regali super apprezzate. Fatemi sapere nei commenti cosa avete ricevuto voi, qual è stato il regalo che vi è piaciuto di più, magari anche di quelli che vi ho fatto vedere io o di quelli che avete ricevuto voi, che io sono sempre curiosa di sapere anche voi cosa ricevete, cosa pensate, cosa vi piace. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.